Time Sport, la trasmissione sportiva di Radio Time ogni sabato alle 8 sui 94 MHz di Radio Time. Tutte le interviste sul nuoto potrete anche trovarle on demand su www.nuotosicilia.it. Time Sport, Radio Time e nuotosicilia.it. Ed è tornato a trovarci a Time Magazine Weekend una nostra vecchia conoscenza, Mauro Giaconi, atleta palermitano della polisportiva Nadir. Questa volta Mauro l'hai combinata grossa, intanto buongiorno Mauro. Buongiorno Marcella, buongiorno Radio Time. Quindi invitato a partecipare alla Manhattan Island Marathon Swim, che è uno dei più prestigiosi eventi internazionali di nuoto. Intanto spiegaci un po' di cosa si tratta. Infatti, come dicevi, appunto, ho invitato alla definiscono sensazionale maratona di nuoto dell'isola di Manhattan. È una competizione, diciamo, dall'iscrizione difficilissima, quasi impossibile, in quanto subordinata alla severa valutazione del curriculum sportivo di ogni atleta. La selezione infatti avviene in base ai meriti sportivi tra le migliaia di richieste di iscrizione giunte, diciamo, all'organizzazione ogni anno. Si tratta appunto di una gara di nuoto di 46 chilometri, appunto da svolgersi a New York il 5 luglio prossimo. Il percorso consiste nella circumnavigazione dell'isola di Manhattan e quindi nuotando nei fiumi di New York, passando a fianco ai grattacieli e sotto i più importanti ponti della città. L'acqua a che temperatura sarà? L'acqua in quel periodo dovrebbe oscillare tra i 16 e i 19 gradi e naturalmente appunto la muta è vietata, in quanto appunto è una competizione a tutti gli effetti. E come si fanno 46 chilometri con l'acqua a 16 gradi e senza muta? Ci vuole tanto allenamento anche appunto in acque fredde. Infatti gli atleti vengono valutati anche per le migliori condizioni fisiche. Infatti ho dovuto presentare un paio di mesi fa una cartella proprio clinica dettagliata riguardo appunto il mio stato di forma. Ecco, rispetto alle altre competizioni, tra virgolette, con te stesso, alle quali sei abituato, cosa ti entusiasma di più all'idea di andare a partecipare a questa manifestazione e cosa invece ti preoccupa un po'? Ma allora, mi preoccupa solamente l'acqua fredda, in quanto diciamo, da palermitano ho sempre nuotato e mi sto allenando sempre sul golfo di Mondello, quindi insomma con temperature completamente diverse. Infatti ho un piano di allenamento già che è partito dalla settimana scorsa in mare. Questo per abituarmi in acque fredde. La cosa invece più bella di tutta la manifestazione è appunto il fatto intanto di essere stato scelto tra i migliori 25 nuotatori al mondo per quanto riguarda questa specialità di long distance, quindi oltre i 25 chilometri. Non mi spaventano assolutamente i 46 chilometri perché nel mio, diciamo, curriculum ho traversate di gran lunga superiore. Forse appunto proprio perché è una competizione, quindi dovrò andare forte. Confrontarmi anche con altri 25 nuotatori che sono a sua volta ex olimpioni, ci ho saputo. Ma io un po' ho raccontato in giro questa impresa che farai e qualcuno mi ha un po' fatto notare il discorso della salute, nel senso che le acque attorno all'isola di Manhattan probabilmente non saranno poi proprio pulitissime. Sì, ho saputo infatti che soprattutto la parte nord, quando si nuoterà sul fiume Hudson, l'acqua sarà sicuramente un 2 gradi più alta, però molto molto inquinata. Questo non so se sarà un problema perché insomma sarò così concentrato nell'andare avanti che insomma non penso di avere il tempo di assaporare insomma l'acqua. Ecco, io questa domanda te l'ho già fatta ma te la rifarò sempre. Ma cosa spinge una persona ad affrontare acqua fredda, mare non proprio pulito, una distanza non indifferente? Cos'è che spinge un atleta ad affrontare queste prove? Ma nel mio caso posso dire che più l'impegno
impresa è difficile, più ho la possibilità di farcela. È stato fino adesso sempre così, con grandi soddisfazioni. Questa comunque è una prova unica, è appunto un invito appunto unico e privilegiato, insomma. E quindi non ci si fermerà nemmeno davanti alla morte? No, no, assolutamente. Spero appunto quantomeno concluderla. La classifica, sinceramente, lo dico col cuore, non mi interessa tanto. L'importante è finirla ed esserci quel giorno. Mauro, che dire, noi siamo orgogliosi di te, porta avanti i colori della nostra Italia, non solo della Sicilia. Mi raccomando, prima di partire, sentiamoci. Ci sentiamo sicuramente, infatti volevo ricordare che sono tra l'altro l'unico italiano a partecipare. Grazie e a risentirci. Time Sport, la trasmissione sportiva di Radio Time ogni sabato alle 8 sui 94 MHz di Radio Time. Tutte le interviste sul nuoto potrete anche trovarle on demand su www.nuotosicilia.it. Time Sport, Radio Time e nuotosicilia.it.